Bene ragazzi, ABC la sportiva, primi passi, ci avviciniamo alla parete e stacchiamo il secondo piede dalla terra e entriamo in un terreno verticale. Tutte le persone credono che sia importante la forza delle braccia. No, il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere il più possibile il nostro peso sempre sulle gambe, sempre sui piedi. In questa prima lezione ci concentreremo essenzialmente su una cosa, gli spostamenti del proprio baricentro che è identificabile nel bacino. Spostamenti che sono laterali, a destra e a sinistra, e anterofrontali, avanti e indietro. Ci spostiamo da qua e andiamo a fare un semplice esercizio che ci insegnerà come traslare il bacino da destra a sinistra. Immaginiamoci che questi siano gli appoggi di una via in verticale, però li abbiamo messi in orizzontale. Bisogna portare avanti un piede, prima di caricarlo, spostare il nostro baricentro sulla linea verticale immaginaria che sale da quel piede, per essere in grado di staccare il piede che sta dietro lentamente. Poi porto avanti questo piede, prima di caricarlo porto il mio baricentro sulla linea verticale che esce dal piede. Questo è uno dei fondamenti del movimento in verticale. E continuiamo. Ale, brava! E comincia a arrampicare. Ecco, vedi che se fai passi molto lunghi, spostare il baricentro sopra all'appoggio successivo diventa sempre più difficile. Bravissima. Ok. Ma ricordiamoci che quando si arrampica bisogna anche curare lo spostamento del bacino anterofrontale. Immaginate che una parete sia una linea verticale così. Il corpo dello scalatore non dovrebbe mai avere una distanza fissa e omogenea. Quando i nostri piedi vengono su, il nostro bacino va fuori. Quando noi distendiamo le gambe per spingere il corpo verso l'alto, il nostro bacino si attacca alla parete. Adesso lo proviamo solo su degli appigli blu, fino in cima. Vai. Hop. Le gambe spingono verso l'alto e il bacino va in dentro. Poi alziamo le mani. Vai, 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 vai. No, prima il bacino va dentro, però lascia là le mani, lascia le perle. Eccolo qua. I movimenti di mani li isoliamo da quelli dei piedi. Quando tiri sulle gambe, non volerle tirare su e tenerle stese. Quando tiri sulle gambe e monti sull'appoggio, le gambe si flettono. Cerchiamo di isolare il movimento delle gambe da quello delle braccia. Prima tiriamo sulle gambe, poi stendiamo le gambe, il nostro sedere va dentro e allora possiamo andare su con le mani. Ricordatevi, mettiamo insieme una lucertola per la traslazione del bacino a destra e a sinistra, un bruco per la traslazione del bacino avanti e indietro e abbiamo un super scalatore. Ci siamo mossi su un terreno facilissimo. Già dalla prossima puntata andremo su una parete veramente verticale dove scopriremo quanto importante è muoversi per schemi motori a croce. A presto!